Ok. Gli elfi di Llanowar sono guerrieri fantastici. Forse uno di loro ti può aiutare con l'allenamento. La foresta appartiene agli elfi. Sembra un'insegnante piena di entusiasmo. Dovrai attingere il mana dalle terre per lanciare le magie. Quindi devo mettere giù una pianura, giusto? Ok. Bene. Non hai ancora abbastanza terre per lanciare qualcosa. Quindi al momento non puoi fare altro. E questa ne costa due. Ok. Gioca un'altra terra e potrai evocare una creatura. Ah, è chiaro. Ah, clicca per continuare. Se non andava avanti a spiegare. Ok, evoca una creatura scinando. E vabbè, questi sono tutti uguali. Protettore del santuario, vai. Puoi evocare creature per combattere. Scatta un'altra pianura. Le tue creature. Ah, io sai che c'è, ne evoco un'altra. Puoi giocare solo una terra per turno. Allora, mettiti un'altra terra. Mettiti una di queste. Solo una delle tue creature è pronta per attaccare. Attacca con tutti, nessun attaccante. Clicca su ciascuna creatura che puoi attaccare. Ok. Questa per confermare. Ok. Sì. La pagherai per questo. Oh, bene. Penso che sia scontato che debba vincere, però. Posiziona il puntatore sulle carte per vederne i dettagli. Aspetta. Anche questo è un 3-2. Ce l'ho, ce l'ho. Continua a sferrare attacchi. Ma scusa, se meno lui invece? Per forza, non posso meno questo. Hanno bloccato. Ok. Sono di pari forze. Ok, si sono distrutti uno con l'altro. Perfetto. Dai. Come la situazione è tranquilla. Oh, ti ho costretto a fare green pass. Ok, ok, ok. Questo. Ammirevole. Dovrò schiacciarti, temo. È un 4-4, salute. Un problema enorme. Questa bestia distruggerà le tue creature se attacchi ora. È un 4-4. Ma rimane con danno? Cioè, nel senso, se io gli faccio 2 di danno con questo e poi 3 di 2 con questo, non basta? Proviamo. Io attacco lo stesso. Non attaccare. Ah, ok. Quindi non gli somma il danno. Va bene. Hai mostrato coraggio, ma io mostrerò forza. Sì. Il tuo bersaglio prende più 4 più 4. Sto cazzo! Fatti valere.
una delle tue creature può bloccare. Io qua. Ok. Abbatti quella bestia mentre si sta arrivando. Ah, torna 4-4. Cose facili. Allora, c'è da dire questo. Lancia la magia. Apriti un varco per finirla. Se un po' conosci Magic, come funziona, o comunque i giochi di carte online di questo tipo, un po' ti ci ritrovi ai tuoi turni. Hai le terre che sono il tuo mana, le carte che peschi le utilizzi in base a quanto mana tu hai, alcune sono degli incantesimi, alcune sono delle creature, alcune sono degli come si chiamano, potenziamenti, cioè c'è un po' di tutto. Adesso il tutore quindi sta facendo un po' lui. Io semplicemente faccio quello che lui mi dice. Io per esempio avrei attaccato con entrambe le creature. Lui avrebbe bloccato una, però l'altra sarebbe andata a fare danno. Con tutte le creature controllate dai tuoi avversari con costituzione pari o inferiore a 2, questa la posso giocare. Non c'è una magia stregoneria. Vai. Le ho tappate, così lui non può difendersi. Come se le avessi stunnate. Sei stato un degno avversario. Non lo conosco. Grandioso. Hai sbloccato una nuova carta. Ok. Questa è guardiana spirituale. 5 è un 3-4. Quando la guardiana spirituale entra nel campo di battaglia, guadagni 4 punti vita e ti cura. Metti sì, in saccoccia. Hai fatto un buon lavoro. Ma se vuoi combattere contro un altro planeswalker, devi prepararti a ogni evenienza. Conosco un tizio a Ravnica che può insegnarti tutto quello che ti serve sapere sulle tattiche, specialmente cosa non devi fare. È alto il volume? Attacco sorpresa! Ve lo abbasso un po'. Aspetta, attacco sorpresa, sì, porca primo sangue. Non preoccuparti, queste creature sono praticamente innocue. Non ci capisci una fava? Abbiamo fatto un attacco a sorpresa. Rapidità. Allora, in pratica questa carta qua è una creatura che ha uno di vita e uno di attacco. Ok? Entra in gioco con rapidità, significa che lui può mettere subito questa carta con una singola, cioè mi attacca subito. Una creatura con rapidità può attaccare e non appena entra sotto il tuo controllo. Non deve essere tappata. È già tappata. No, è tappata. Ah, cioè, in pratica attacca non appena la metti giù. Ok. Allora, sempre la stessa procedura. Metti giù la tua terra. Se hai qualcosa da poter mettere, te lo metti giù. Se no, passa. Ok. Magari preoccupati un pochino. Ale. Secondo sangue. Devi costruire una difesa. Sì.
Grazie, cazzo. Questo continua a pestare qua. Che faccio? Paro. Uno glielo paro. Così, questo ha preso uno di danno, però io lo prendo. Questo è un 3-3. Ti dai alla fine di ciascun turno. Ok, e torna 2-2. Perché 1-2, un altro 2-2. Allora, prima, solito, metto giù questa. Se ci doppio clicco me la mette giù, ok. Gli metterei giù... L'1-2. Perché tanto quando questo attacca con qualcosa me lo devo sputtanare. E allora a sto punto me lo sputano con lui che... è un po' più scarso di questo. Le tue creature non sopravvivranno se bloccate. Trattienile. Quindi non attacco. Perché c'è un 3-3 giù. Il gatto, ok? Ah, ole. Gatto del santuario. Evoca una creatura trascinando. Ok. Ok. Eccola. Chi, con cosa blocco? Chi blocco? Allora, questo me lo sputano con questo. Questo mi distrugge quello e questo mi distrugge questo. Nessuno può far fuori le mie truppe, eccetto me. Ok. Ah, stregoneria. Come cosa addizionale per lanciare questa magia sacrifica un goblin. La granata, sti cazzi. La posso leggere qua? Sì. Oh, questa è una bella cosa. Come cosa addizionale per lanciare questa magia sacrifica un goblin. La granata goblin infligge 5 danni a qualsiasi bersaglio. Figlio di puttana. Ok. Adesso però spiritoso. Tocca qui io. Ok, questa creatura ha un effetto quando entra nel campo di battaglia. Che fa? Quando la leader della banda di goblin entra nel campo di battaglia, crea due pedine creatura goblin 1-1 rosse. Ok, sti cazzi, due. Bella sta carta. Hai 4. Clicca col vostro per maggiori informazioni. Ah, figo, mi fa vedere la creatura evocata. Bella in grande, perfetto. Bello, mi piace. Ok. Tocca a me, terra giù. Oh, abbiamo una guardiana spirituale che mi cura. E non la vuoi mettere giù? Certo. Bella difesa. Grazie, sarebbe cara. Da sciocchi attaccarti ora. Ha detto? Sarebbe da sciocchi attaccarti. Perché... vabbè, uno muore, questo muore. Attacca con tutte. Ragazzi, me ne fotte. Dai. Para quello, para quello. Mai trattenersi, mai cedere, mai camminare scalzi nelle tane dei goblin. È giunta l'ora di... ah, quindi puoi scegliere di parare con due, va bene. Nel campo di battaglia, addio. Quando il portatore di dolore entra nel campo di battaglia, infligge 3 danni a ogni giocatore. Ste cazzi. Bello l'ogre. È un 7-3. La fa... ecco di questa. Curami. Grazie. Questa è stata appena evocata, non può attaccare. Può attaccare solo questa che... si autodistrugge. Sì, ma 7-4 fa un male forte. Io vado. Lui la para. No!
È pericoloso quando fa così. Apparo io. Vai. Non sa riconoscere la sconfitta. Perciò forse dovresti arrenderti. Io? Distrugge una creatura tappata a bersaglio. Ciao. Saluta. Saluta sta fama. Attacca, attacca. Cazzo. Avanti. Pietà di me, per favore. Ah, ma... Oh. Sono le parti sporgenti che fanno più male. Bella. Ma presumo che sia tutto variato. Ok, promesse della cavaliera. Incanta creatura. Creatura incantata prende +2/+2. Bello. Ricompensa angelica. La creatura incantata prende +2/+2. E a volare. Bello volare. Vuol dire che le creature di terra non possono parare l'attacco. Cantesimo aura, va bene. Sono belle anche le carte. Ok. Impari in fretta, ma proviamo con una lezione più impegnativa. Seguimi a Ixalan. Laggiù c'è un mistico che ha passato la vita a studiare il combattimento in tutte le sue sfumature. Alubi. Sembra un tritone qualsiasi. Esatto. La sua conoscenza è sconfinata. Sii paziente e tieni una mente aperta. Ok. Se è la saggezza che cerchi, te la insegnerò. Gli uccelli volano liberi, senza catene che li legano a terra. Ah. Tutto è collegato. Devi comprendere l'aria, la terra e il mare. Quell'uccello supera in volo le creature bloccanti a terra. L'avevo capito. Ciao cavaliere! Oh, alla prossima! Va bene, prova tu! Grande, grande, grande! Ok, allora, metti giù questa. Bene, hai fatto attenzione. E attacco! Lui ovviamente non l'ha parata. Troverai ostacoli lungo il tuo percorso, ma non perdere di vista il tuo vero obiettivo. Ma quello è un granchio con un cappello da pirata? È un teschio? Allora... Questo non me la può shottare, quindi io continuo a spaccarlo. Ah! Va bene. A volte il modo migliore per aggirare qualcosa è attraversarla. Tanto io posso parare. Alti e bassi. L'aggressività incontra l'opposizione. La creatura. Quando il nodo d'acqua entra nel campo di battaglia, tappa la creatura incantata. La creatura incantata non stappa durante lo stappo del suo controllore. Perfetto. Me l'ha fottuto. Bloccato. Perfetto. Prima così è a corto di carte. Lui. Va bene. Oh. +2/+2.
me la blocca sto fottuto. Rimani in superficie, non scoprirai mai i segreti degli abissi. Wow, sembra profondo. Figlio di... Attacca, attacca. Cosa ti apri giù? Creatura dinosauro 4-6. Fammi volare sta creatura. Dammi la carta che ho pescato. Le selezioni sono maestose. E mettila giù. Salutami la sorella. Ah no, perché lui la para con quello. Non l'ha parata. Tu blocca. Questa non posso perché volare. Dovevo farla questo volare. 4, 2, 6. Lo studente è un fiume, l'insegnante è un oceano, il maestro è anche lui un oceano. Aspetta, come sarebbe? L'ultima è un po' sospetta. Cosa? Il mistico a cui pensavo non è nemmeno un tritone. Quindi non ho davvero idea di chi sia questo tipo. Chiedo Venia. Ah, non l'ha parata. È stato bello finché è durato. Perché? Vabbè. È tutore. Una creatura bloccante o bloccata bersaglio che controlla e prende +2/+2 fino alla fine del turno. Questo è un istantaneo, anche l'altro è un istantaneo. Lancia questa magia solo se una creatura ti sta attaccando. Crea 3 pedine, creatura spirito 1/1 bianche con volare. Però ok, presto potrai affrontare chiunque, anche chi ti ha inflitto una sconfitta in precedenza. Come ultima lezione, dirigiamoci verso Tarkir per apprendere l'arte della sorpresa. Va bene. Guarda ogni sua mossa e preparati a tutto. Ma c'è 8 carte in mano. Io sai, 7, 8. Perché io ne ho 5? Oh, cos'è questa cosa carina caduta nella mia rete? Che fa? Palude. Ah, pianura. Gatto. Forza, attaccami. No, no. Vuole che l'attacchi. Vediamo, capito. La parte che preferisco.
Distruggi una creatura bersaglio con forza pari o inferiore a 2. È un istantaneo. Quindi può distruggere quello che vuole. Ok. Non lasciarti innervosire. Tocca a te. Creatura con lampo. Anche le creature con lampo possono essere usate? Dai, ho capito. La metti giù e blocca. Ok, dai, la fai. Gioco sull'interrupt. Ok, grazie. Ne para un'altra. Ragnosta. E fine cattura pesca due creature. Non l'ha bloccata. Oh, nemmeno un colpo a segno. Oh sì. Che l'ha bloccata lo stesso. Ara culo. Oh. Il Rakshasa cacciatore di anime non può bloccare. Grazie a te. Non Rakshasa cacciatore di anime. Mentre nel campo di battaglia, se lo hai lanciato dalla tua mano, infligge un danno a un avversario bersaglio per ogni palude che controlli. Figlio di un sultano. Attenzione, un altro colpo del genere ed è finita. Grazie su sta fava, non posso attaccare. Grazie, grazie, l'avevo detto. Prima blocca, poi sfodera il tuo asso nella mano. Che cos'è lo zero vicino a me? Nome? Amici zero. Allora, se lo blocco, sì, devo bloccarlo per forza. Ah, non ho fatto in tempo a giocare questo. Devo giocarlo? No, e devo bloccare. Aspetta, posso, no? Lancia ora. Eccolo. Hai visto istantaneo? Molto astuto. Bello. Questo astuto qua ti va proprio di culo. Se glielo faccio adesso piglia un altro più 2 più 2, eh? Credo. E non blocca. E non è bloccata. Ma vado avanti. Attacca. La mia trappola ha funzionato. Preparati. Yeah. Ah, giochi sporco. Lo rispetto. Non ho nulla. Davvero, sono alla tua mercé. Lancia questa magia è solo se una creatura ti sta attaccando. Ok. Avanti. Testa. Sembra che tu abbia abbassato la guardia. Ora tocca a me. Eccolo là. Schiera creature bloccanti. No.
fuori. Ce l'hai in... La loot messa. Vai a cagare. Ci rivedremo. E meno male che è un tutorial. Ok. Comandante ispiratore. Ogni qualvolta un'altra creatura con forza pari o inferiore a 2 entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, guadagni un punto vita e peschi una carta. Però devono essere piccole. Quindi, per dire, prima ho fatto entrare quelle tre, le tre pedine, avrei preso un punto vita e avrei pescato una carta. Figa questa. Solare cautela. Una creatura con cautela attacca senza tappare. Quindi può essere usata anche per difendere. Io. Ottimo lavoro. Questo sì che è ragionare in fretta. E che se attacco non posso difendere la stessa. Quando ci siamo incontrati la prima volta eri in fin di vita. Ma ora sembri inarrestabile. Tra l'altro, contro chi ti battevi quella volta? Nicol Bolas. Dopo la tua disfatta, non pensavo ti avrei rivisto. Cosa? È una pessima idea. È troppo forte, la tua preparazione non basta. Propongo un accordo, Planeswalker. Se mi sconfiggi, ti lascerò andare. Ma se perdi, mi servirai per sempre. Combatti come se ne andasse della tua vita. Ok. Aspetta, aspetta. Bisogna prendere decisioni difficili. Sta dicendo che devo scartare una pianura. Sbaglio o ha scartato un drago? Non c'è da sorprendersi. Dispongo come voglio di ciò che è mio. E qui tutto è mio. Minchia, ha scartato. Ah, perché è alta. Mi servono basse adesso. Ok. Tranquilli. Allora, cacci giù questa. Tutto qui esiste o muore per mia volontà. Ah, vai a far... Inclusi. Oh, Tommy! Stavi giocando sul cell, a questo? Grande. E io ci giocavo quando ero ragazzino, però cosa che conta. Cioè, era una roba proprio easy. Esca tre carte e perdi tre punti vita. Ah. Non ha attaccato perché sennò gliela distruggo. Io attacco. Non attacco. Non lascerò che nulla si frapponga fra me e ciò che cerco, nemmeno la morte. Come stai, Tommy? Mentre sui campi di passaggio sul controllo è aperto, che dovrebbe essere da un cimitero. Certo, non lo zoom. Che fa? È uno zombie nero in aggiunta ai suoi altri tipi di colori. Ok.
Aspetta un attimo. Allora, e gli metto un più 2 più 2 diventa 5 4. Però gli distruggo quello. Questo lo devo tenere vivo. No, mi devo levare dalle palle sto coso perché è preoccupante. No. Allora, gli paro questo. Poi, così, e gli faccio questo sopra. Ah, fammi. Ah. Ok. Stanco morto, ma tutto bene. Io rilassato. Ok, metti giù questa guardiana spirituale, cura, grande cura, attacco sì, perché lui è giusto, lui è tappato, quindi io posso attaccare. Ma quando lanci, allora quando lanci la tua prossima magia istantanea, copiala, puoi scegliere nuovi bersagli per la coppia. Che ha fatto mo? Copiala, ok, e ha lanciato fattura. Fattura sismica ha lanciato. Pezzo di... Ok. Quindi la copiata... Ecco, a posto. E quindi ha fatto 4 di danni. Maremma. Porca boia. Sette ne questo. Trionfo è vicino. Sette? E ho capito, il tuo trionfo è vicino. Porca zozza. Cos'è? Cioè? Ah, giusto. Ogni qualvolta un'altra creatura con forza inferiore entra nel campo di battaglia, su tu guadagni un punto vita e peschi una carta. Dove è lei? Se possiamo ancora farcela. Ok, questa è una creatura. Distruggi una creatura tappata a bersaglio. Muori. Presto anche tu sarai un lontano ricordo. Attacco con lui? No, perché se me lo distrugge tanto non fa danno. Non voglio che me lo distrugga. Quindi nessuna attacca. Nessuno resiste a Bolas. Minchia, 3 danni a ogni altra carta quando entri in gioco. Ma vaffanculo. Lancia questa magia solo se una creatura ti sta attaccando. Ok. Ok. Allora, quando questo mi attacca, la mettiamo giù. Stai indietro e preparati per il suo attacco. Ehi. Ciao, Luca. Buonanotte, caro. Domani. Ok, lui sta per attaccarmi. Quindi io tiro questo. Cosa? Guarda che succede. E altre 3.
Quindi mi curo di 2, 4, 6 e mi pesco 3 carte. Giusto? Grazie. Ti ho sottovalutato. Ok, e ti blocco. Questo. E questo. E passa. Ah. Una creatura blocca di base a contare più debole fino a fine del turno. Passa. Ok. Che sfruttatezza! Angelo, credi davvero che un angelo possa fermarmi? La mia forza è superiore a quella di un dio. Tu sei girato. Senti, giusto per provare. Ah, ti faccio male, bene, bene. Distruggi una creatura bersaglio per forza proprio. No, bastardo. Bastardo. Allora. Questo diventa 6-6 e para quello. È una sola. Allora, questo porta qui. No. Allora, questo blocca questo e non posso prendere questo. E questo blocca questo. Ok. Così. E poi questo. Ok. Ammetti la sconfitta e porrò fine alla tua vita velocemente. Abbiamo fatto tanta strada, non mollare ora. No. Allora, questo che fa? È 1-5. Questo è un 5-3, può fare un frac di male. Però questo pare attacca. Vediamo un po'. Lo faccio così. Ok. Attacco per lui. La mia pazienza è al limite. Facciamola finita. Diventa 9-9. Questo appara tutto.
Visualizza campo di battaglia. Ah. Apri? Quel drago ci penserà due volte prima di infastidirti di nuovo. Oh, nuovi mazzi sbloccati. Mantieni la pace, dominio aereo. Ogni mago bianco come te comanda eserciti disciplinati, sostieni l'ordine per sopraffare i nemici. Ogni mago blu come te controlla il campo di battaglia sfruttando l'illusione. Sei sempre tre passi avanti rispetto all'avversario. Spietati assassini. Ogni mago nero come te sa che un vantaggio ha sempre un costo. Sacrifica ciò che devi per controllare le forze della morte o dell'oscurità. Goblin ovunque. Ogni mago rosso come te gioisce nel caos della battaglia. Il fuoco è la tua arma e la tua ispirazione. Ogni mago verde come te. Allora, i suoi ordini, la tua magia si nutre del potere della vita stessa. Conan? Sai che ci stavo pensando oggi di giocarci? Ok. E per continuare. Questo è Dritz. Dritz, e lei non mi ricordo come si chiamava la pantera. Adroneggi alla grande tutto quello che ti ho insegnato. Se vuoi grandi poteri, dovrai affrontare grandi nemici. Ok. Ma quale direzione prendere? Ovviamente nero. Ok, ricompensa, oh. E dammi tempo di leggere, ah, è qua, ricompensa, potenziamento del mazzo, volare, cosa addizionale per lanciare questa magia, scarta una carta, fica, ok. E tu prova a copiarli, quelli che ci sono, ci sono, penso che ci siano dei mazzi già fatti. Questo fa molto professional. Allora, palude, tocco letale, qualsiasi danno che una fonte con tocco letale infligge a una creatura è sufficiente a distruggere. Ok, tipo veleno. La macrugine di Malachir, questo ve lo ricordo. Ok, non ho messo giù un cazzo. Vai. Belle queste. Ok. Rapido. Sì, sì, questi, tutti, questi sono... è proprio tutorial. Allora, questo è 1-1. Aggiunge... ah, gli aggiunge mana. Pezzo di... se la tappa gli dà mana. Ok. E che c'è? Proprio sprecato, ma va bene. Vedi, questo prende più uno più uno quando gli è lisciotto. Quindi proprio sprecato, sprecato non è. Però potevo mettere prima giù questo, mi sa di no. Ha attaccato in tutte.
curato, paragnosta. Sei tirato? Mi hai fatto a curarti? T'ho visto che ti sei curato. Cos'hai tirato? Come sei curato? Impressione mia? Ancora sto a fare. Palude. Non vorrei sprecarmeli così. Devo sciogliere con questo. Sempre con sto cazzo di mana. Volare, travolgere in qualche volta. Allora. Volare e travolgere. Volare, sappiamo. Travolgere. Una creatura con travolgere può infliggere il danno da combattimento in eccesso al giocatore o al planeswalker che sta attaccando. Ah! Ok. Allora. Devo attaccare. Scusate, mi sono distratto. Dubito che lui pari. Attacca con tutto. No! No! Aspetta! Oh, ma... Volevo annullare, ho schiacciato un po'. Sono un cretino. Non posso metterla giù. Ah, è 5-7. Ok, niente. Ho sbagliato il primo. Avevo chiuso sta partita. Sette, sei. Attia. No? Si può? Dopo. E alla fine del turno, ragazzi, se me ne voto, passa. Ok, cosa abbiamo? Tutto letale. Questo glielo do. Quanti ce ne sono dentro? Me lo dice? Quanto gli fa? Quanti ne ho qua dentro? Mi faccio saperlo. Boh. Eccoli là. Eccoli qua, 1 e 2, quindi farebbe meno 1, meno 2 e meno 3, meno 3, quindi farebbe 4, 3, ok. E GG. Ho perso il server. Allora. Aspetta. Potenzia il mazzo. Aggiungi al mazzo. Torna alla collezione. Posso scegliere cosa. Allora, divoratore selvaggio. All'inizio della tua sottofase finale, se un avversario ha perso punti vita in questo turno, metti il segno di +1/+1 al divoratore selvaggio. Questa non è facile. Come cosa addizionale per lanciare questa magia, scarta una carta. Di brutto, zombie della distruzione, creatura 2-2. Dietro è un altro, ok, quindi potenziamo questo. Abbiamo lei,
Se uno deve andare a pisciare, come fa? Può mettere in pausa? Allora, salute. Oh, riprendi in mano scheletro del manicomio del tuo cimitero. Cioè? Risurge una creatura bersaglio con forza pari o inferiore a 2. Un istantaneo, va bene. Va bene. Avanti. Attacca. Avanti. Va giù. Conosco. Glielo tiro adesso? Glielo tiro adesso. Ok. Quella da tirare giù subito. Aspetta un po'. Aspetta un po'. Questo gli va a meno 2. Ce ne ha 2 di questi. Porca zozza. E attacca con... Salute. Igora, posso riprendere in fase A gagliarda la cosa.
c'è l'occhio. Ah, è rivelato questa, quindi sa cos'è. Ok. Forse dovevo tenermela per recuperarla. Vabbè. Attacco con questa. Niente, incredibile. Allora, ti paro. 4, 5, 6, 7, 8. Ah, va, ma li piglio tutti. Contro la terra, vabbè. Attacco con lui e con lui. A posto. Devo andare a pisciare. Due biscotti. Bellissime. Due. Pronti via. Questo può attaccare, sì. Non lo parerà.
Mi apparo io dopo. Vai. E coglioni. Ok. Adesso glielo piazzo e glielo blocco con questo. Giusto? Non posso bloccarlo con questo? Ok. E sopravvive. Grande. La creatura bersaglio prende più 2-0. È indistruttibile. Figa sta cosa. Oppure gliela elimino con quello. Questo dopo. Questo lo devo eliminare per forza. Ok. Avanti. Attacco con tutto. Attacca. Gli do... no. Avanti. Me lo tengo per dopo. Voglio quella volta non c'è una magia. Ok. Sei, madonna mia. Ok. E però. Ok. Questo non ha attaccato prima, avanti. Un attaccante. Fermi. Due, tre. Vai. Ok. Ok. Salute. Avanti. Gli distruggo una volta per tutte. Due creature in attacco. Ok. Me lo posso fare dopo, no? Avanti, spero di sì. Ok. Mio. E ho sbagliato. Ok. Ho fatto giusto. Perché, ah, perché erano indistruttibili. È giusto. Oh, vai con sto 6-6. Qua aspetta a metterlo giù. Ma scherzo, metterlo giù finito. Thank you.
Ah, diventa 7-7 lo stesso. Perfetto. Pensavo solo quando lo metti giù. Ah, ora. E mi hai finito le carte, Ciccio. E io lo riprendo, piano. Sempre a recuperarla. Gagliardissima. E mettila pure giù. Incredibile. Era sta combo. Carti la richiesta. Ah, volare rapidito. Ok. Meno 12. Bello, bello, mi piace. Oh, 1000. Fattini premi, posso scegliere? Posso scegliere? Potenzia al mazzo. Demone felino. Rakshasa cacciatore di anime. Non può bloccare. Quando Rakshasa cacciatore di anime entra in campo di battaglia, se lo hai lanciato dalla tua mano, infligge un danno a una persona per ogni palude che controlli. E questo incanta creatura. La creatura incantata ha legame vitale. Ogni qua volta una creatura controllata da un avversario muore, mette il segno più in più. Vai. Cominciamo bene. Allora, secondo voi la para? Io a me conviene attaccare. Questo qua, le magie creatura con volare che lanci costano uno in meno per essere lanciate. Paraculo! No, no, no. E no, no, no. Proprio no. Ho cannato, devo tirare prima la palude, sono un cretino. Perché almeno mettevo giù questo. A cagare, cretino. Nessuno attaccando. Nah. Fa, che ha detto? Fa,
Dove gente? Ma va a far culo. Leggendo di before, mentre il capo di battaglia pesca una carta. Stassina. Ok. Allora. Palumbi. E quindi questo. E che miniamo? Ehi, 3-3. E 1-2. Che palle, ste cazzo, quello di leggenti. Che è? Allora. Ah. Sì, però io avrei bisogno di una roba per away. Allora. Questo è il primo che metto dentro. Cazzo, sono 1, 2, 3, 4 volanti. E non te le posso parare, te le posso shottare su in malo modo. Allora. Una te la shotta e volosi potenza. Quindi direi assorto. Perfetto. Poi questo avrei dovuto metterla giù prima. Devo mettere questo. Che il prossimo giro me ne fa altre 5. Migliori. Allora vai che lo metto su. Ok. Cosa c'ha? Per far tornare. Meno male che ho fatto sull'altro. Gesù benedetto. Per far tornare una creatura per sapere cosa sono in mano al suo proprietario. Cornuto. Mi sa che ho perso. Così occhi croce. Ok. Ciao Axper, buonasera caro. Sto giocando a Magic. Avevo mai giocato. E giocavo con le carte di allora. E quindi niente, questa l'abbiamo persa. Questo gli fa un 2. Allora non riesco più a pararlo. Metti giù. Questa. Ok. Nessun attaccante. Ehi. Che palle. È la prima sconfitta. È cambiata inquadratura la cam? Voi sì. Nel senso che mi sono messo quadrito. E che sono sulla sedia a sdraio. Un più comodo. E mi fa meno male il braccio.
fare esplosione una creatura in grado di minacciare l'avversario è solitamente meglio che schierare una singola creatura enorme. Facciamola. Allora, non c'è da sbagliare, no? Non attacco, aspetta. C'è questa magia popolare che lanci costa l'1 in mira. Eccola là. Quella è da eliminare. E vola. Allora, per tirare questa ce ne vuole ancora una. Mandarino qua. No, Mardu. Vediamo. Che c'ha, che me, cos'è? Amo. Ma non c'è una magia away qua, non ci sono. Ne eliminate subito quelle. Allora, questa. Qui c'è uno di danno. Perfetto. Attacca con questa. Bravo. Perfetto. Un piccino qua dentro. Solo quella? Aio, figlio di un prosto. Ce n'è un'altra qui dentro. Quante ce ne sono? Non le vedo. C'è solo quella. Ho perso solo una carta. Katzinger. Allora, palude. Devo attaccare per forza, perché poi devono decidere, cioè devono cominciare a difendersi. E di nuovo ho sbagliato, devo tirare prima questa. Ci ho sbagliato ancora.
Sì. Quello è un cazzo di casino. Ecco cosa fa. Ho sbagliato ancora. Come prima? Paro. Ma porca d'una porca. Sono perso. Dai, vaffanculo. No, ma è quel 5-5 che non va bene. Rifacciamo. Forse attaccare. Ok. E sto stronzo è venuto gabbiano dello zefiro. E va bene. Ok. Tanto vola, che cazzo ci devo fare? Ok. Truffala. Ok. Allora. Metti giù questa. Metti giù. E sono quelle. Questa. Allora, e pure queste. È un 2-2. Tiriamo giù. Ok.
Ok. Vai. Tappate, quindi non si può difendere, qualsiasi cosa io metto giù, no? Questo non lo posso mettere, attacco tutte. No, lo blocco. Sì, mi sembra di aver capito. Ok. Andata meglio sto giro. Una creatura bersaglio fico. Peschi due carte e ogni avversario scarta due carte. Ogni giocatore perde due punti vita. Ok. Bella anche questa. Sei, eh. Demone dell'avversione, con volare e travolgere. Certo, perché travolgere gli permette di usare questa abilità. Igu. Risveglio dei morti. 3. Ok. Ok, questo è un giocatore vero. Andiamo a tenerle. Terra una creatura, due creature, questa è altissima. Tutta male qui. Molto male qui.
molto maleducato. Che ha fatto? No! Non mi viene che pare carri chiamate da voi. Il cimitero. La notte. Mettercelo su. Oh. Questo devi bloccare. Ma non potevo metterlo su. Perché non me l'ha fatto mettere? Oh. Allora non ho capito. Dovevo potergli mettergli la... No? Non ha funzionato. Cazzo. Oh. E tiro giù. Qualvolta un'altra creatura di intercambio, vai. Minchia. Ok. Blocca. Posso metterli su questo? No. Posso metterli su questo? Ma perché non me lo fa fare? Non ho abbastanza carte. Ho 4. Vediamo se così funziona. Decidendo con quali attaccare. Vai. Decidi con quali creature bloccare. Questo. Ok, metti su questa, vai avanti. Minchia, 3 più 1, 4, ma sono finito. Attacca, attacca, una volta almeno nella vita attacca. Dai, attacca.
passa Citroen. Ok, posso usare questo per bloccare? No, perché l'ho usato per attaccare. Gli un fracco di danno ancora. Risolvi. Dai, risolvi. E passa. E passa. Non posso attaccare, ho un punto vita, quindi sono morto a meno che non mi salti fuori qualcosa. Che palle! Vaffanculo. Non sono uscite le carte che avrei voluto. Porca paletta. Vado a fare la pipì. Di nuovo. Ok. Sono 1:26, faccio ancora questo e poi me ne vado a dormire. Elemento estetico. A me sembrano buone.
Prova a passare. Vediamo che succede. Una creatura avversaria con forza pari o inferiore a 2 non può essere bloccata in questo turno. Ok. Passa. 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 So. Il mio turno. Ok. Oh, allora. Mettiamo le teste. Metti giù questo e poi sciotta lì questo. Forse era meglio sciottarli là. Vabbè. Io non ho capito perché non ho Aoi. Ok. Calma. Calma e gesso. Questo mi costa 3. Io non posso, non posso sciottargli quello. Allora, metto giù la palude prima di dimenticarti. Arrivo. Ok. Io avrei aspettato, comunque. Oh. Attacca con tutte. E le pigli. Bene. Bene. Questo. Ok, calmi. Ti può ancora fare. È un 2-2. Con tutte e mettili sopra a questo, eccolo là. Vediamo se ho capito bene. Questo lo para, questo lo piglia, 3-3 anche lui, bene. Okay.
Cosa vuol dire paga 5? Posso metterla giù? Allora, questo vola. Mi può shottare qualcosa? Sì, con quello. Ok. Questo sbombarda adesso. Devastatore. Li prendo tutti. Può attaccare con quello? Sì, invece attacca con quello. Ma adesso sono rimasto più in due. Okay. Quindi questo è il mazzo che sto usando io. Quindi questo è il mio mazzo. Fratture esposte 4, ratti del tifo, scheletro del manicomio 2, aiuto in atteso 3, lama crudele di Malachir 3, sete eterna 1, taglio crudele, disegno di creatura bersaglio con forza pari a 2. No? Questo non sono mai riuscito a farlo.
Omicidio ne ho 3. Arciere scheletrico 2. Perché è... No. Torno indietro. No, torna indietro, disgraziato. Cosa che ho tolto? Arciere scheletrico, rimettilo dentro. Perché è diverso? Cornuto, non è lo stesso. Allora, mi prendi in giro. Non vale, questo mazzo presenta i seguenti problemi. Il mazzo contiene carte non presenti nella tua collezione. Va bene, allora se io esco annulla modifiche, perfetto. Allora vediamo un po'. Cosa abbiamo in home? Carte bandite. Ok, sono state bandite. Si vedono giunte le carte bandite di standard. Ok. Sospensione di Storic. Ah, possono essere usati in modalità essere sfida diretta? Ma non possono essere giocati in Storic. Ok. Carte bandite in Historic, va bene. Ok. Altre missioni? Ce ne sarà una nuova ogni giorno. Ci sono altre ricompense per le vittorie giornaliere e settimanali. Caspita, così tante ricompense ti aspettano. Perfetto. Ci sono due tipi di rango, Constructed e Limited. Il tuo rango Constructed si basa sulle partite classificate. Ok. Il rango Limited dipende invece dagli eventi Draft e Sealed. E cosa sono gli eventi Draft e Sealed? Ok, va bene. Buste. Apri sta busta. Oh, abbiamo. Cosa si chiama? Allora, questa magia scarta una carta, pesca due carte e crea due piedine del tesoro. Quando chiedi l'ottenere la mente il campo di battaglia, scegli un preferito. Dissolvi magie. Riposo inviolato, esilio una carta avversaria ad un cimitero. Figa! Del paladino. Equipaggiare. Per pagare il costo di equipaggiare, per assegnare questa permanente a una creatura avversaria che controlli. Faccio solo quando potresti lanciare una stregoneria. Chiama vitale. E duello obbligato. 3 più 3. E questa? Terra. Figa. Ok. Ottieni buste. Come si ottengono le buste? Pagando, immagino. 1000. Io ne ho 2000. Allora, vediamo un po'. 1000 una busta. 90 buste. Allora, fai una busta.
Ah, che era busta. Posso prendere di più? Ok. Bottino. E un'altra busta. Ok. Bottini. Perfetto. Abbiamo due buste. Puoi mettere sul campo di battaglia una carta terra dalla tua mano. La mia pallina muore. Se aveva due più segnali più una, crea una pedina che è una copia di essa all'inizio della prossima sottofase finale. La pedina entra in campo di battaglia con la metà dei segnali più uno autorrotondata per difetto. Ciao Axper, buonanotte caro. E grazie per essere rimasto fino a quest'ora. Adesso stacco anch'io. Stavo guardando quelle nostre bustine. Creatura leggendaria chierico elfo. Ah, questa è mista. Mi ricordo guadagni punti vita. Metti il segno più su Trela Sarra. Danzatrice lunare. E profetizza uno. Che vuol dire profetizza uno? Guarda la prima carta del tuo grimorio, puoi metterla in fondo al tuo grimorio. Ah. Armi improvvisate. E una pedina tesoro. Aggiungi un mana di qualsiasi colore, figo. Figo. Carine queste carte. L'asse druido, attenzione. Queste devono essere le carte nuove, quelle di Dungeons and Dragons. Guadagni il livello successivo come una stregoneria e raggiungerne l'abilità. Livello 3. Quando questa classe diventa di livello 3, una terra bersaglio che controlli diventa una creatura con rapidità e la forza e la costituzione di questa creatura sono pari al numero di terre che controlli. Minchia, è ancora una terra. Bella. Mordenkainen. Planeswalker leggendario. Di una creatura canide, illusione canide. Il doppio di carte nella tua mano. Mentre un emblema non hai un limite di massimo di carte nella tua mano. Ah, ma scusami, quel più 2 meno 2 meno 10? C'è quel 5 là. Va bene.
Ok. Va bene. Oh, raga, c'è un botto di roba qua. Wow, e bisogna giocare, giocare, sono carte jolly. Puoi riscattare le carte jolly per qualsiasi carta della stessa rarità. Vai alla gestione mazzi per usare le carte jolly. Vabbè, ma devo modificare, adesso no. Non ce l'ho adesso le carte jolly. Va bene, bella raga. Sacco. Notte a tutti, grazie mille. Grazie mille della... della compagnia, ci vediamo domani sera. E là. Notte, notte. Allora. No, non ti piace? Non gli piace. E allora lo facciamo a mano di qua.